Iniziare con un po' di dato questa tavola rotonda dal titolo Revolution Windows B Televised. Innanzitutto spiego il titolo, io sono il curatore di questa tavola rotonda, Tiziano Bonini, docente di lingua di espressione digitale all'Università di Siena, ricercatore all'Università di Milano, in storia della radio, e per questo mi ha chiesto di organizzare questa tavola rotonda sul tema del, diciamo, il ruolo della, diciamo, il macro tema è quello del ruolo del mezzo radiofonico come strumento di democrazia, come strumento anche di resistenza, di controinformazione, eccetera. Allora il titolo proviene da una canzone, è un titolo poco, proviene da una canzone di un drammaturgo e cantante afroamericano, Gil Scott Heron, che nel 71 scrisse questa canzone, cioè la Revolution Windows B Televised, cioè la rivoluzione non verrà teletrasmessa, non verrà trasmessa in televisione. Forse però, e questo è poi il tema di questa puntata, forse vi è stata trasmessa in alcuni casi, ci sono state alcune radio, sono le storie che andremo a raccontare oggi, che invece sono state rivoluzionarie, che hanno trasmesso, tra virgolette, la rivoluzione, dei frammenti di rivoluzione. Con noi oggi avremo, in senso cronologico, andremo a raccontare alcune storie di particolari di radio che sono unite da il filo rosso delle storie delle radio che andremo a raccontare oggi, è questo, sono state tutte in qualche modo chiuse, sono tutte esperienze finite, che sono state chiuse in diretta dalla polizia, dall'esercito, tranne il caso di Radio Popolare che ha festeggiato ormai 2 anni fa il suo trentennale e che invece è una radio che per fortuna non è mai stata chiusa. Sarà il direttore di Radio Popolare, Danilo De Biagio, a chiosare su questo tema. In ordine cronologico, dicevo, abbiamo Radio Out, tutti ricorderete il film I 100 passi e la figura di Peppino Impastato, con noi abbiamo Salvo Vitale che quella radio la fece insieme a Peppino Impastato e ci racconta la storia di Radio Out e come è finita quella storia. Avremo con noi Lorenzo Galeazzi, no? che è qui con noi, Lorenzo Galeazzi che nel 2001 era ai microfoni di Radio Gap quando venne chiusa in diretta dalla polizia a Genova durante il G8 e Radio Gap era una radio online, così scriverà la sua storia, la sua breve storia. E poi l'ospite più importante che siamo orgogliosi di aver portato qui oggi a Firenze è Vera Matic, oggi direttore di radio e di televisione P92 di Belgrado, la radio che divenne famosa, divenne conosciuta fuori dalla Serbia durante i bombardamenti NATO di Belgrado perché chiusa per la quarta volta, per la terza volta in quel caso dalla regione Milosevic, poi venne ricomparve su internet, uscì fuori dai confini. È una storia abbastanza, è forse la storia più rivoluzionaria che oggi vi racconteremo ed è anche quella più sconosciuta al di fuori della qui in Italia, perlomeno in Europa. C'è un bellissimo libro sulla storia di B92, di un giornalista inglese che si chiama This is Serbia Calling, e vi consiglio a chi mastica inglese di leggere perché è davvero una storia meravigliosa. E oggi nello spazio che gli concederemo, Vera ci racconterà la storia di questa radio che è anche una storia non solo di resistenza, ma anche di una grande lezione di radiofonia. Io darei la parola a Danilo De Biagio come saluto di introduzione e poi passiamo subito a Salvo Vitale con Radio Out, che logicamente è il nostro primo approdo di tutto quest'oggi perché partiamo dal 1977. Grazie per essere qua. Non erano questi parti, però. Non erano questi parti, però. Un'altra cosa, io non fa niente, me la inventerò al momento e allora chiedo subito se magari citerò il vecchio detto di tutti noi radiofonici e il bello della diretta, questo. Quando Alessandro Colombo mi ha
invitato a partecipare all'iniziativa del Festival della Creatività, me l'ha presentato così. Ho detto, ho in mente di fare di dedicare uno spazio alle radio, e mi piacerebbe dedicare uno spazio alle radio coraggiose. Io ho trovato questa definizione azzeccata. Attenzione, c'è il coraggio di chi si rischia le botte, come lui, c'è il coraggio di chi si rischia qualcosa di più delle botte, come Vera Mattici, ma anche come Salvo Vitale, e c'è chi tutto sommato, come noi di Radio Popolare, se l'è cavata tutto sommato bene, senza grandi né spargimenti di sangue né soprattutto chiusura. Prima di dare la parola a Salvo Vitale, questa sera vale la pena di spendere due parole forse sul filo rosso che in qualche modo ci collega, anche se le storie poi sono finite appunto in modo completamente diverso, sia chiaro. Non voglio a tutti i costi mettere dentro, no? Chiudere in un perimetro delimitato le storie di radio così, così diverse. Probabilmente il filo rosso che ci collega è il fatto appunto che abbiamo immaginato che fosse possibile, in epoche anche diverse, in paesi diversi, in contesti politici diversi, abbiamo pensato che fosse possibile cambiare sicuramente il modo di comunicare, il modo di fare informazione, forse qualche cosa di più anche. In qualche modo attraverso le nostre trasmissioni abbiamo cercato di proporre anche un modello diverso, alternativo di vita, di convivenza. Attenzione, non è che siamo diventati non è che ci siamo montati la testa. Noi tutto sommato andiamo davanti ad un microfono, raccontiamo delle notizie, mettiamo su dei dischi, mettiamo su della musica. Però probabilmente il tipo di lettura che noi facciamo della società, il tipo di messaggio politico che si riesce a far convivere attraverso la scelta della musica, la scelta degli strumenti che mettiamo a disposizione, questo è molto importante. Una battuta finale su Radio B92, radio che noi abbiamo conosciuto ai tempi della guerra della NATO contro la Serbia e la ex Jugoslavia. Mi ha fatto, cioè, perché in un libro che è uscito da poco proprio sulla storia di B92, una studentessa di origine serba diceva B92 faceva un tipo di trasmissione che non ha eguali, che non può essere tradotto in italiano. E in realtà era quello che abbiamo sempre fatto tutti noi, cioè far parlare le persone al telefono sugli argomenti importanti. Bene, perché rivoluzionare quel metodo? Perché all'inizio degli anni 70 non c'era nulla di quello che c'è attualmente, e quindi la possibilità che qualcuno potesse dire la propria attraverso semplicemente un telefono era veramente un passaggio decisivo, importante, una novità clamorosa. Stop, mi fermo qui, ho già parlato abbastanza. Salvo Vitale, l'unica cosa che mi viene da dire è veramente raccontaci cos'è stata Radio Out, perché è talmente oramai entrata anche nel nostro immaginario che era possibile prendere in giro i mafiosi a soli 100 metri da casa, che da solo questo merita un racconto. L'esperienza di Radio Out nasce nel contesto della nascita delle radio libere in tutta Italia. Casualmente, 6 mesi prima a Palermo c'era stata una radio che si chiamava Radio Apace, che aveva deciso di chiudere e di collegarsi con un'altra radio palermitana che si chiamava Radio Sud. Queste due radio appartenevano a quel circuito che veniva chiamato di radio democratiche rispetto a tutta una serie di altre radio libere che erano assolutamente qualunquiste. E di radio democratica addirittura nacque una sorta di federazione radio emittenti democratiche, la FRED, il cui segretario, guarda caso, era il responsabile di Radio Auto in Sicilia. E
quindi era una realtà abbastanza in movimento. La chiusura di questa radio, questo è disponibile questo trasmettitore, che era un trasmettitore direi seconda guerra mondiale, di una quarantina di watt o poco più, e quando Peppino lo seppe disse lo voglio, per cui ci mettemmo su una scassatissima macchina, andammo a vedere questa cosa e ci costò 12.000 lire, cioè una cifra assolutamente irrisoria, e invece ci costò 200.000 lire l'antenna comprata a cambiali, quattro piatti eccetera. Allora era facilissimo montare una radio, bastava chiedere la lunghezza d'onda e indicare il responsabile, il prefettura, e la radio era fatta. La radio la facemmo a Terrasini e non a Cinisi. Terrasini è un paese a 1,5 km da Cinisi, sia perché c'era una prospettiva un po' più ampia d'ascolto, sia perché Peppino a Terrasini si sentiva un po' più tranquillo. Cinisi era, diciamo così, per lui dinamite. La radio nasce, diciamo così, quasi a conclusione di un'esperienza che Peppino aveva portato avanti da qualche anno, e che era quella del circolo musica e cultura, un'iniziativa che in un paese mafioso come Cinisi rappresentò una sorta, come si dice, di pietra nello stagno. Significò cominciare a incontrarsi, a discutere, a vedere dei film che non erano banalità, tra quelli di Pasolini, di Rossellini eccetera, ad attuare dibattiti, addirittura facevamo le 3, le 4, le 5 di mattina a parlare delle nostre paranoie, a fare autocoscienza, a chiederci se era giusto fumare erba o non fumarne, a fare le analisi sulle lotte all'università, eccetera. E in questo contesto del circolo musica e cultura nacque addirittura anche un collettivo femminista con una quindicina di ragazze molto toste. E potete immaginare in un paese mafioso come Cinisi essere femministi che cosa poteva significare. Puttane, andate a lavare gli angoli di casa, era il minimo che si potevano sentire dire queste ragazze. Però devo dire che hanno fatto un bel lavoro. Per esempio, una delle cose più interessanti che allora fecero, siamo nel 77, era quello di intuire che la donna in una società mafiosa non è che è la vittima di un padre padrone, di un marito mafioso che la spunta, la picchia, eccetera, assolutamente. La donna è una perfetta collaboratrice del marito, ne condivide i valori, li trasmette ai figli, decide i loro matrimoni, amministra l'azienda familiare, cioè la donna di una famiglia mafiosa non è per nulla una vittima. Poi infatti hanno dato ragione a questa analisi. E torniamo alla radio. Il circo musica e cultura cominciò a, diciamo così, come si dice, a sgranarsi nell'ambito dell'ideologia del 77. Quelli che hanno vissuto questa ideologia, in particolare quelli di Radio Alice e di Bologna, si sono resi conto che è stata un po' la fine di quei movimenti iniziati nel 68. Ultimo tra tutti, Lotta Continua. Nel 67 fu una sorta di orgia di entusiasmo all'inizio. Peppino rimase un po' affascinato da queste idee, tipo riprendiamoci la vita, tipo il personale politico. E molto presto però si accorse che esse nascondevano alcune insidie. Tipo il personale politico per molti compagni significa mi faccio la mia vita personale e faccio politica, ed è come se facessi politica. Per cui molti cominciarono tranquillamente a chiudersi nel proprio privato convinti di fare politica. Invece fare politico per Peppino, che era un 68ino, doc, era ben altra cosa, era soprattutto intervenire nel sociale, era far sentire la propria voce, cioè era essere attivi. Quindi da questa, diciamo così, crisi che caratterizzò buona parte dei ragazzi del circolo musica e cultura, quelli che eravamo un po' in gioco duro e più intraprendenti, ne siamo usciti per fare questa radio. Radio Auto, giornale di controinformazione. Peppino non è che questa cosa se la inventò. Avevamo avuto alle spalle nel 1970 l'esperienza in assoluto della prima radio libera in Italia, che era la radio dei poveri cristi fatta dal sociologo Danilo Dolci.
Su questa esperienza di questa rata io approfitto di questo incontro per presentare questo libretto che ho fatto da qualche giorno e che è l'esperienza di quella radio. 1970, due anni dopo il terremoto del Belice che aveva devastato molti paesi della Sicilia occidentale, i terremotati si ritrovavano ancora nelle baracche di legno senza che era stato fatto nulla per loro. Questa radio comincia, questa è la radio della nuova resistenza, qui ci stanno facendo morire, aiutateci, SOS, è contrario contro qualsiasi norma civile che la gente debba essere lasciata morire. E sulla base di questo SOS i due redattori che aprivano questa radio si chiusero in una stanza con un trasmettitore e cominciarono a ripetere sempre questo SOS. Allora era assolutamente proibito trasmettere. La radio trasmise 26 ore, dopo che arrivarono i carabinieri, scassarono tutto, sequestrarono l'apparecchio, i due redattori e Danilo Rocci finirono sotto processo, alla fine si è prodotto un'amnistia perché sarebbe stato troppo grave denunciarli per lasciarli liberi. Quindi già in Sicilia nasce questa prima radio e c'è questa esperienza molto forte. Peppino e Danilo Dolce si conobbero e ci fu un momento in cui, soprattutto dopo il terremoto del Belice, ci chiamavano dei contatti. 7 anni dopo, in un panorama del tutto cambiato, nasce Radio Auto. Gli obiettivi tra la radio di Danilo e quella di Radio Auto erano più o meno simili. La radio è uno strumento, diciamo così, che serve a dare un'informazione un po' diversa dalla radio di regime. Noi la chiamavamo anche in quel tempo, la chiamavamo questo, radio di controinformazione. Anche se oggi molti dicono che l'informazione è una sola, che non esiste una controinformazione, noi intendiamo dire un'informazione un po' diversa o contraria rispetto a quello che è l'informazione ufficiale. Il nostro modo di fare il radiogiornale era avere a disposizione 7-8 giornali, riuscire a capire quali erano le notizie importanti messe magari all'ultima pagina e quelle nuove notizie stupide messe magari a titoloni pubblicitari. E per intuire benissimo il concetto faccio un esempio. Ieri sera per una mi è capitato di accendere la televisione per sentire che cosa era successo a Roma. Su Radio 1, Tele 1, insomma, il telegiornale, il primo canale, sento parlare, intervistare prima Di Pietro, poi due parole ha detto grazie a Francescato, poi i soliti Cicchitto e Gasparri, e Gasparri diceva è stato un flop, non ha partecipato quasi nessuno, e Cicchitto diceva che non si fanno manifestazioni in un periodo in cui l'Italia sta correndo seri rischi per l'economia, e poi Berlusconi che diceva che questa manifestazione è servita solo a risolvere i contrasti interni. E mi sono chiesto, ma la manifestazione, il servizio sulla manifestazione dov'è? Non c'era neanche l'immagine, neanche per vedere del Trump che parlava, niente. E se questo è quello di fare informazione? Cioè questa è l'informazione del regime. Conclusione di questo discorso è stato che secondo la questura c'erano 200.000 persone a Roma. Abbiamo dovuto oggi comprare i giornali per sapere che ce n'erano 2 milioni e mezzo. Ma vi rendete conto di cosa passa? E quello che passa in televisione è verità. Ecco perché andare a smontare la verità ufficiale poi diventa sempre più difficile. Non dimenticate che il ministro dell'informazione nazista Goebbels diceva una bugia detta mille volte diventa verità. Quindi su questo presupposto noi abbiamo impostato la nostra radio, era un presupposto essenzialmente pedagogico, educativo e nello stesso tempo popolare, cioè far sentire la voce come aveva fatto Danilo con la sua prima esperienza. Lui faceva sentire la voce dei terremotati del Belice, noi facevamo sentire quella dei pescatori di Terrasini che andavano a pescare e poi c'era, appena arrivavano a un porto, chi si prendeva il 3% sul loro pescato, facevamo sentire la voce dei contadini di Punta Raisi, i quali non chiedevano altro se non avere i soldi per l'esproprio del loro tempo per potersi andare a comprare un altro pezzo di terra e continuare a lavorare, quei soldi non li ebbero. Quindi è una radio sostanzialmente diversa,
che vedeva senza pubblicità, senza dediche, essenzialmente su due principi, informazione e musica un po' diversa. E in questo contesto c'era una trasmissione, diciamo, Onda Pazza, che ci serviva un po', diciamo così, per rilassarci, per sputtanare mafiosi, politici, eccetera, e nello stesso tempo inseriva un principio, che la satira è lo strumento proprio per mettere in ridicolo quelli che non vogliono essere ridicolizzati, quelli che si ritengono intoccabili. Per fare un esempio banale, immaginate Berlusconi che sta al gabinetto. In genere secondo me un'immagine quasi sacra, non lo puoi immaginare in una cosa del genere, anche perché il gabinetto non sarebbe altro che quello che lasciamo perdere. Quindi dicevo, quindi in questo contesto, ecco, perché ho fatto l'esempio? Perché potremmo anche ascoltare, se c'è la possibilità, credo che sia la terza traccia, che si chiama La festa, la sagra della ricotta, La festa della ricotta. La festa della ricotta a Cinisi è un evento fondamentale. Cioè, perché, a parte il termine che ricottaro significa mezzo mafioso, questo è l'atteggiamento, a parte questo, questa festa tutto il paese si riconosce. Noi alla radio l'abbiamo ricostruita in tutti i dettagli, cioè queste macchie che scendevano dalle montagne, campanacci, musica dei Genesis, quella che ricordava i rumori dei porci, queste macchie che arrivano in piazza, lungitura delle macchie, bollitura della ricotta, la distribuzione della ricotta in ciotole a tutti. Quando la ricotta se ne mangia molta viene colore di pancia e non è costretto a correre per il gabinetto, e così tutti i cinesi corrono per il gabinetto. Allora, a questo punto Peppino va a Dottano e io faccio una intervista, gli dico: Dottano, ma sta cominciando ad avere anche lei un po' di mal di pancia? E Peppino mi risponde: Dottano un caca, e se caca, caca duro. Ecco, era il modo per ridicolizzare proprio l'intoccabile Dottano Badalamenti. Quando parlo di Badalamenti non sto parlando di un qualsiasi posto. Sto parlando di colui che dal 70 al 78 fu in assoluto il capo della cupola mafiosa, cioè il mafioso più importante in Sicilia, e rispetto a cui noi eravamo quattro microbi, ma che comunque siamo riusciti a inchiodarlo e a creare un minimo di consenso sociale in un paese in cui non si poteva assolutamente neanche pronunciare il suo nome. Ecco, questa inversione delle regole del gioco in un certo senso l'abbiamo pagata pesantemente, ma non perché non ce ne fossimo presi conto del pericolo che si andava incontro, solo perché noi pensavamo di agire all'interno di un sistema democratico fondato sulle idee democratiche che avevamo conquistato nel 68, in cui parlare delle persone, soprattutto quando queste sono dei mascalzoni, non dovrebbe essere proibito. Beh, mi fermo, se c'è la possibilità di ascoltare il pezzo va bene, altrimenti lo ascoltiamo dopo, non lo so, quello non mi sento. Lo ascoltiamo? Siamo arrivati a pazzi, questo. Siamo arrivati a pazzi, sono pazzi. Terza traccia. Sono arrivati pazzi, sono pazzi questi. Sì, poco più. No, i pazzi sono quelli che stanno fuori, come si dice. Sì. Ma fuori dalla trasmissione o fuori dalla facoltà? Fuori dappertutto. Fuori. Democraticamente in libertà. I pazzi sono alti. E stasera non è solo Onda Pazza, ma è Maroso Boy. Commedia. Ma no, non era questa. Vabbè, ormai non sentiamoci questa. Vedrai, vedrai.
a diritto. Ai, quanto a dir era e cosa dura quella minchia selvaggia, ai tasfre e forse che troneggiate in mezzo alla natura. C'è non ancora in un altro lato dove c'era un color che nella bocca puzzano per i culi che hanno peccato. Ed era pieno di gente il suo girone. Avanti tutti c'era il cardinale e lo seguiva spirito barone. Ripercorriamo alcuni personaggi che già, se voi non conoscete, non riuscite a intuire. Comunque questo di qua non era la trasmissione a cui facevo riferimento poco fa, bensì era la Cretina Commedia, anch'essa molto pesante, non tanto, è stata l'unica che abbiamo fatto a tavolino, ci abbiamo messo quasi 2 ore perché tutta prima a terzine, mentre tutte le altre erano improvvisate sulla base di alcune notizie che Peppino ci voleva portare, che molte volte erano riservate. Questo di qua, dicevo, è una sorta di attraversamento del girone, soprattutto dell'inferno, in cui ci stanno politici, mafiosi, eccetera, e il più sbeffeggiato più avanti, ma no, vabbè, non è il caso, non puoi sentirlo perché altrimenti ci perdiamo mezz'ora. Il più sbeffeggiato è un certo Don Peppino Percialino, lo chiamavamo così perché il Perciale è il pietrisco delle cave e lui era proprietario di una cava di pietrisco. E con questo nome di Gaetano Badalamenti, probabilmente l'esplosivo, no, anzi sicuramente l'esplosivo che ha ucciso Peppino Impastato è uscito dalla sua cava. Diciamo così, questo di qua quindi è quello che è preso di mira particolarmente in questa trasmissione. Quindi la satira come strumento offensivo nei riguardi della mafia. Mi fermo successivamente se poi vogliamo su queste cose allargare il discorso anche per dare voce ad altre esperienze. Sì, allora, qui voi tenete le domande per la fine del giro, perché noi proviamo ad andare avanti con raccontare le 3 esperienze, poi alla fine del quando racconto anche Lorenzo Galassi torneremo su ognuno di loro. O pensi da io, possiamo anche fare un giro adesso di domande, se c'è qualcuno? O... Sì, ok. Avete voi già qualcosa da chiedere a Salvo? Possiamo andiamo avanti prima con Vera? Andiamo avanti con Vera, insieme. Ok, allora, prima di cronologicamente facciamo un salto abbastanza non indifferente, perché andiamo in Serbia, andiamo negli anni 90, non è che non è successo niente tra il 77 e il 90, però la storia che raccontiamo qui è, insomma, la cosa che più ci interessava portare fuori dalla Serbia, una storia che pochi conoscono. E quindi io vi presento Vera Matic. Prima di dargli la parola volevo farvi ascoltare il suono che ha girato per la rete nel 99. Ed era il suono dello spot che lanciava una richiesta di supporto a tutta la rete, a tutto il mondo di internet nel 99. Era lo spot che realizzò B92 una volta che fu chiusa dal regime serbo. Free B92.
join AMAX Solidarity Action. Free the mind. Free the media. Free B92. Beh, è la sigla di apertura di questa storia che Vera ci racconterà. Io vorrei chiedere a Vera, oltre a raccontarci brevemente la storia di B92, di raccontare anche quello che ci siamo detti oggi a pranzo, no? quella giornata in cui simulò l'occupazione della radio e che mettesse un accento particolare a spiegare per quanto possibile il linguaggio radiofonico. Qui si fa prima Salvo parlava di satira, no? L'ironia, la grammatica utilizzata e messa a punto, inventata, siamo anche al paese della creatività, quindi parliamo anche di linguaggi per comunicare la propria posizione di indipendenza rispetto alla società serva. Quindi non soltanto una storia, ma anche una storia del linguaggio di Radio B92. Grazie di avermi dato la possibilità di parlare oggi e di essere con voi a Firenze. Tu sei un periodo che sei molto più del paese che italiano, un popolo critico che si parla, che ho 20 godici di storia, quindi ormai ne c'è una teatro. Ho avuto la fortuna di vedere che è uscito un libro sulla storia di B92, dei 20 anni di Radio B92, quindi non dovrò raccontare la storia della radio. Io sono in angolo di un svetto, o vedo che si fa in già più malesi. Perché è stato popolare, mi chiedo zašto malesi. Odgovorio sam da ne znam, ali verovatno zbog toga što nemam mnogo slobode vezane za medije. Questi libri che raccontano la storia di Radio B92 sono usciti in molti paesi del mondo, addirittura in Malesia. Il collega mi ha chiesto per quale motivo proprio in Malesia, e io non so esattamente, però... radio, shvatili smo da u stvari najvažniji sadržaj, ne sam način emitovanja, već kvalitetan sadržaj. Siccome abbiamo lavorato per molto tempo come Radio Pirata, ci siamo resi conto che la cosa più importante sono i contenuti, quindi non il modo di trasmettere la strumentazione che sia a disposizione, ma proprio i contenuti. 4 puta smo bili zabranjivani, od toga 2 puta nam je sve bilo oduzimano, ali smo se vrlo brzo vraćali upravo zbog toga što je postao kompaktan tim, svestan toga da ne mora to biti samo radio, već da se može raditi na najrazličitiji način. Per 4 volte hanno chiuso la radio e 2 volte ci hanno tolto tutta la strumentazione che avevamo, ma ogni volta abbiamo ricominciato a lavorare grazie al fatto che eravamo un team molto compatto e che eravamo consapevoli che questo poteva accadere. Pošto smo radili u režimu diktatora, praktično Slobodana Miloševića, u svakom trenutku smo mogli očekivati da budemo zabranjeni i uvek smo morali imati nekoliko strategija da tu zabranu prevazići. Dato che lavoravamo in tempi in cui c'era il regime di Milošević, sapevamo che in qualsiasi momento potevano chiudere la nostra radio, quindi inventavamo sempre nuove strategie per evitare che questo accadesse. Tada smo prvi put zabranjeni 1991. godine. U našoj stanici je bila policija i u nekom trenutku se nam dozvolili da emitujemo samo muziku. I mi smo upravo muziku iskoristili kao poziv na pobunu, jer policajci koji su bili u zgradi nisu znali engleski i revolucionarne pesme i sa revolucionarnim porukama nisu mogli razumeti
oni su uticali između ostalog na to da studenti krenu iz studentskog grada i da krenu demonstracije nedeljskove i praktično spasu nas, jer su mogli da ne budemo koga Quando la prima volta hanno occupato le radio le forze della polizia, ci hanno permesso soltanto di trasmettere musica e dal momento che la polizia non conosceva la lingua inglese abbiamo sfruttato proprio la musica e le canzoni in lingua inglese per chiamare la gente a resistere e a manifestare contro il regime ed è stato proprio quel tipo di messaggio attraverso la musica che ha permesso che gli studenti uscissero a manifestare e anche che noi continuassimo già dal giorno dopo a trasmettere. Drugi put 96. godine smo već osvojili internet, imali smo, eksperimentisali smo sa emitovanjem preko interneta i kada smo zabranjeni, mi smo počeli da proizvodimo program koji je emitovan internetom do predajnika BBC-a, Glas Amerike, Radio Free Europe i ostalih međunarodnih stanica koje su emitovane za Srbiju i onda smo taj signal vraćali u Srbiju. Dakle, putem interneta van zemlje i onda vraćali nazad. To nam je pomoglo da za dva dana prelazimo zamjer. Quando ci hanno vietato di continuare a trasmettere nel 96 noi eravamo già attrezzati con internet e diffondevamo quindi le informazioni alle radio internazionali fuori dal territorio della Serbia, quindi la Voce d'America, BBC e Radio Europa Libera. Ricevevamo le loro informazioni che loro avevano a loro volta ricevuto da noi e le riemettevamo all'interno della rete per il territorio della Serbia. Posljednji put kad smo zabranjeni, postavili smo predajnike u susjednim zemljama i onda smo emitovali program iz Beograda opet putem interneta do satelitske stanice van zemlje koja je onda slala signal na predajnike van zemlje, okolo zemlje koji su vraćali signal u Srbiju i time smo jako puno pomogli mirno svrgavanje Miloševića 2000. L'ultima volta ci hanno chiuso abbiamo utilizzato dei ripetitori che avevamo fatto sistemare intorno alla Serbia, quindi fuori dai confini della Serbia e allo stesso modo della volta precedente le informazioni che noi emettevamo verso quei ripetitori tornavano all'interno del territorio della Serbia e in questo modo siamo riusciti a permettere che la caduta di Milošević non avesse un impatto così pesante come invece avrebbe potuto avere. Koristili smo različite načine prevencije kada je reč o pokušajima zabrana. 1992. godine smo imali najavljenu zabranu i onda smo razmišljali kako da je sprečimo i došli na veoma inovativnu ideju. Abbiamo sempre dovuto pensare a diverse strategie attraverso le quali riuscire ad evitare i divieti e la chiusura della radio. Nel 92 ne abbiamo inventata una veramente innovativa. Kad sam bio mali i kada sam osjećao da mi se čini nepravda, da su nepravedni prema meni, ja sam stalno razmišljao o tome kako bi bilo da ja simuliram smrt sopstvenu i da vidim ko će onda da plače za mnom, odnosno kako će to reakciju da izazove. Quando ero piccolo volevo mettere alla prova il mio senso di giustizia, quello degli altri, pensavo spesso a simulare di essere morto per vedere come gli altri avrebbero reagito e cosa avrebbero fatto nel caso che questo fosse accaduto. Do 92. godina rat u Hrvatskoj, znači veoma snažan, priprema se rat u Bosni i Hercegovini, znači ulicama Beograda šetaju naoružani vojnici, veoma dramatična situacija. Vi ricordo che il 92 è l'anno in cui ancora c'era la guerra in Croazia e si preparava la guerra in Bosnia e sulle strade di Belgrado passeggiavano soldati armati e la situazione era veramente drammatica.
mi pozivam građane da desertire oni koji su u vojsci, da se oni koji nisu da se ne odazivaju na, na pozive i organizovali smo praktično mreže organizacija koji prihvataju dezertere van zemlje da ne učestvuju u svojoj vojsci, što je dakle protiv državno direktno djelo. E, in quel momento noi abbiamo sollecitato quelli che erano già sotto le armi a disertare e quelli che venivano chiamati le armi a non rispondere alla chiamata, e abbiamo organizzato una rete all'estero di associazioni che aiutassero i disertori a evitare appunto di andare in guerra, e si è trattato in questo modo di un'azione direttamente condotta direttamente contro lo Stato. Smo odlučili da simuliramo zabranu, odnosno kako, da simuliramo situaciju kako bi izgledao naš program kada bi režim Slobodana Miloševića uzrokao ime, i pripremili smo 3 dana programa kao da, to je, kao da više nas nema i kao da je potpuno nova ekipa došla, potpuno novi glasovi i potpuno nova muzika i osnovna, sve ono što predstavlja Miloševićev režim. Abbiamo deciso di fare 3 giorni di una programmazione che fosse totalmente in linea con il regime di Milosevic, quindi una programmazione come se noi non esistessimo più, come se al posto nostro fossero venute persone messe da Milosevic, e quindi anche la musica era quella che il regime avrebbe messo in onda. Već posle nekoliko sati građani Beograda su potisterisani, dakle, razbijali su svoje radio aparate, javili se strašno besni, urlikali su na nove ljude, ja sam prisluškivao na drugoj vezi, snimali smo reakcije građana, i već negde predveče je bilo jasno da su se pripremaju nekakve demonstracije za odnosno svi povrstvo. Non siamo comunque arrivati a questi 3 giorni perché già nelle prime ore la gente ha cominciato a reagire credendo che davvero fossimo stati tolti, sostituiti, e ha cominciato a chiamare la radio, a insultare quelli che erano dall'altra parte del microfono, e io potevo seguirli attraverso un'altra linea, e si cominciavano a preparare delle manifestazioni per difendere Radio B92. Vesti je otišao u svet, da je zabranjen B92, svi naši drugi mediji u zemlji su također objavili da se nešto čudno događa i da su velike promjene u B92, znači nismo ih uspeli da izazovemo strahom stravično, ne samo domaće privlačenje pažnje, nego i svetsko. In questo modo, questa informazione è uscita fuori dalla Serbia e andata in tutto il mondo. Si parlava del fatto che la radio era stata chiusa, che erano state vietate le trasmissioni, e siamo riusciti a attirare l'attenzione mondiale, anche interna, sulla radio B92. Iako je planirano da 3 dana tako radimo, da niko ne zna šta se dogodilo, ja sam morao prvo večer da prekinem akciju, upravo zbog toga što sam pomislio da može neko da umre, i nisam želeo da se tako nešto teško dogodi, jer sam prisluškujući telefonske najavljanja shvatio da ja potpuno stanem za čovjek koji je bio u svjesno smirenje, i jednostavno je bilo zaista neko nešto. Comunque, nonostante questa strategia, come dicevo prima, dovesse essere messa in atto per 3 giorni, la sera stessa del primo giorno l'ho interrotta perché mi sono reso conto che c'erano dei pericoli. Attraverso il telefono sentivo la gente molto agitata, anche persone anziane particolarmente agitate, e temevo che si arrivasse a conseguenze drammatiche, che qualcuno potesse morire in nome di questo esperimento, quindi ho deciso di interrompere. Ali smo uspeli, znači nije se dogodila zabrana, režim je shvatio da neće tako lako proći, da su postoje ozbiljne reakcije, mi smo da sprečimo. In questo modo siamo riusciti a evitare che il regime ci vietasse di trasmettere, quindi il regime si è reso conto che le reazioni sarebbero state fuori dal normale, e siamo riusciti a rimanere.
di Nazionale Radio, di Nazionale Tunisia, di Netflix Geneva, sai, nel frattempo la Radio 92 ha fatto anche, oltre alla radio, una sua televisione, una televisione a livello nazionale e un website per tutta l'Europa dell'Est. Ali, posso usare il progetto Cine Italia Radio? Ma la base dell'intero progetto è comunque la radio. Io ci vorrei dare radio, però dare se riuscire. Perché forse vedi disastri come la radio. Nonostante tutti dicano che ormai la radio non esiste più, che è morta, in realtà poi il fondamento di questo sistema mediatico è proprio la radio. Per chi te ho, se scopro Cine Iniziative, quello che si chiama, è assoluto, no, che non si può sapere, questo deve essere fatto, per website, poi da quel su Spinaccio, su Shots, poi quando oggi mangiano anche i suoi radio, onda mi ho top programmato, io non ho voglia di niente, non lo faccio. Per quanto riguarda le trasmissioni televisive, le idee provengono direttamente dagli operatori, dal personale della radio. Riguardo invece al sito web che si chiama web92fm, gli utenti possono inserire una loro trasmissione, un loro discorso all'interno del sistema, internet, e noi direttamente lo emettiamo attraverso la radio. Nasce noi anche sulla prima po' di lavoro con cose di Codino Dana, la nostra site, e andai a fare quello che c'è stato in cui era e non dovevamo popolare in Knica. Stava invece a 9 medie, stava in medie, nascono dai turisti, sanno che c'è un certo posto, sui medie, sui medie. Due giornaliste della radio hanno tenuto un loro blog per un anno, uno di questi è diventato un libro e quindi i contenuti di questo blog sono stati trasferiti in un libro. È un sistema per cui cerchiamo di trasmettere e di diffondere gli stessi contenuti attraverso i nuovi e i vecchi media, quindi attraverso tutti gli strumenti mediatici che abbiamo a disposizione. E se posso parlare quasi con un significato religioso, siamo riusciti a creare uno spirito dell'informazione che si trasferisce da un media all'altro e che nel momento in cui uno dei media corre pericolo, l'informazione stessa può migrare, può trasmigrare nell'altro media, quindi è un sistema che diciamo da solo è in qualche modo inattaccabile. Io vorrei farmi due domande per tornare indietro un attimo con la storia. Vorrei che ci raccontassi cosa è successo nel 99 quando iniziano, come ha reagito la Radio B92 allo scoppio della guerra della NATO contro la Serbia, quindi che ci raccontassi in quel periodo lì in particolare, e secondariamente il ruolo che ha avuto la musica all'interno del linguaggio di Radio B92 in tutti questi anni. Sono due cose molto distinte tra loro, ma vorrei portare l'attenzione su questi due aspetti. Quando domani avevamo una drastica situazione, quasi male come toccaggio di come succede. Riguardo alla domanda, a quello che diceva precedentemente, volevo aggiungere che in questo modo i media, ogni media singolo non può implodere, quindi è un discorso filosofico dietro al discorso precedente. Il bombardamento è una situazione particolarmente drastica.
kaže Slobodana Miloševića, permanentno lagao svoje građane, između ostalog predstavljajući svoju snagu kao izgledovjeri koji kao da se samo bombardovanje neće dogoditi, a ja to se dogodi da to nije ništa ne može. Il regime di Slobodan Milošević ha costantemente mentito al proprio popolo, anche sulle forze che lo Stato stesso poteva mettere in campo, che erano descritte come particolarmente potenti, e diceva al popolo che anche se il bombardamento ci fosse stato non avrebbe avuto effetti così devastanti. I kada se bombardovanje zaista dogodilo, građani nisu bili spremni apsolutno za njega i 52 je stao na stranu građana, počeo da informiše građane o tome što se rade i da proziva vlast po čega nisu obezbedili skloništa, nisu skloništi, nisu skloništi bili su već izdate, izdate prostor koje vlast je prvo prosvijete politike, ne praktičan plan nije dođenova građana za Quando il bombardamento è avvenuto abbiamo cominciato a chiedere al regime per quale motivo non avesse fatto preparare il popolo a questa eventualità, perché gli stessi bunker erano stati affittati a discoteche, comunque tutta la gente era impreparata a una simile eventualità. Ideja vlasti je bila da svi moramo da imamo patriotsko izveštavanje i da hvalimo našu vlast i da budemo svi zajedno protiv bombardovanja, što generalno nije bitno u tom trenutku, bitno je pomoći građanima kako se nalazi da je potpuno na ovoj drastičnoj situaciji. L'idea del regime era un'idea di patriottismo, di contraria alla forza che ci bombardava, ma in quel momento la cosa importante non era tanto quale fosse l'ideologia, ma come salvarci da un simile evento. Mi sono zabranjeni 3 sata posto početka bombardovanja i prilikom zabrane ja sam Hanno chiuso la radio per dopo 3 ore dall'inizio dei bombardamenti e in queste 3 ore io sono stato arrestato. Zahvaljujući činjenici što je te noći bilo magla nad ovim regionom, sami avioni nisu izveli akcije, već se očekalo sledeće reči. Grazie al fatto che quella notte c'era una forte nebbia sulla zona, non ci sono state azioni dell'aviazione militare, ma sono state rinviate al giorno dopo. E tu in principio me ne è spasso uspelo se da se napravi nekakva akcija da ja budem izveden iz zatvora. E questa è una situazione che mi ha salvato, perché sono riusciti a mettere in atto un'iniziativa con cui mi hanno tirato fuori dal carcere prima che iniziassero i bombardamenti. Mi sono nato l'idea di un programma per internet e per ogni mio i quanti nasce vlasti, ali i platicomi. E abbiamo continuato a trasmettere attraverso internet contro il nostro governo, ma anche contro i bombardamenti. I naš glas je bio dosta jak u međunarodnoj zajednici i mogli smo posle bombardovanja da vidimo da je pojedinim jedinicama za psihološke operacije NATO-a u Americi razmatrana čak i mogućnost bombardovanja naših građana. La nostra voce era molto ascoltata all'interno della comunità internazionale e in seguito ci siamo resi conto che anche l'edificio della nostra radio era uno degli obiettivi dei bombardamenti della NATO. Ja sam 3. aprila objavio tekst u New York Timesu protiv bombardovanja, govoreći o tome da bombardovanje ubija i demokratske snage, ne samo Io il 3 aprile ho scritto un articolo sul un giornale newyorkese, un quotidiano newyorkese, dicendo che sul New York Times il bombardamento distrugge non soltanto il regime di Milošević ma anche le forze democratiche. Tog dana smo uspeli da iz Prištine izvedemo našu dopisnicu koja je bila Albanka i njenog muža i dovedemo u Beograd da se taj sklonim iz tog najopasnije
prospero, siamo così. Quel giorno siamo riusciti anche a tirar fuori da Pristina una nostra giornalista albanese e suo marito, perché quella era la zona sicuramente più pericolosa. Il programma è polizia un po' la Svena Sisterla e Preuzolo un po' con questi stani, cioè sui nazionali del sito, quindi posso i vicinismo in modo più diretto, non c'è questo per la storia mai la. E sempre quello stesso giorno la polizia ha fatto irruzione nei locali, ce li ha sequestrati, tutti i giornalisti sono rimasti senza lavoro e non abbiamo più potuto avere un accesso ai locali della radio. Dovete sentire tre cecconi, jedan od naših bivših direktora je na pitanje šta je to nezavisnost medija, odgovorio, i kao slučaj je to bilo u Albaniji, odgovorio je nezavisnost je kada vas svi mrze. Nel 93 uno dei nostri ex direttori, rispondendo alla domanda che cos'è l'indipendenza dei media, ha risposto l'indipendenza è quando tutti vi odiano. Tada, tog dana sam ja imao utisak da me svi mrze na svetu, i moji prijatelji iz Amerike i Zapada su mislili da sam ja izdao demokratiju time što sam protiv bombardovanja. Milošević režim me jurio da me ubije i sve nas otpustio od svoje na stanicu. Dakle, apsolutno svi su bili to. Quel giorno anch'io pensavo che tutti mi odiassero, che tutto il mondo ci odiasse, i nostri amici in America ma anche nel mondo occidentale ce l'avevano con noi perché eravamo contrari ai bombardamenti, il regime mi cercava perché volevano uccidermi, quindi erano tutti assolutamente contro di noi. Io ripeto, siamo organizzati, poi siamo aprili il nostro centro a Amsterdam, koji je bio centar solidarnosti i odakle je također puštan određen signal sa našim vestima iz Srbije, ceo tim je ostao u Srbiji, nastojali smo da se borimo, ja sam napustio Srbiju tek kada je me policija tražila i kada sam mogao da završim, kako ostavljam kao moj kolega koji je ubijen u okviru te godine, Čurubija koji je bio urednik jednih novina, ja sam samo prešao u Crnu Goru i sklonio se za to vreme, ali je praktično mreža solidarnosti radila i BDV živio i dalje. Svi ljudi iz BDV su glasu i ostali predloženi ideji. Quell'anno tutto il gruppo si è riorganizzato, siamo riusciti a ricostituire il gruppo che ha cominciato a emettere attraverso un segnale che abbiamo fatto sistemare ad Amsterdam in Olanda e tutto il gruppo è rimasto legato all'idea quindi della radio B92, però abbiamo avuto diversi abbiamo subito anche delle perdite come il mio collega Ciuburia che è stato ucciso e proprio in seguito alla sua uccisione io sono fuggito e mi sono rifugiato in Montenegro. Uspjeli smo posle bombardovanja da pokrenemo ponovo stanicu koja se tada zvala B292 jer je režim držao našu stanicu u kojoj smo se vratili 5. oktobra 2000, dakle kada je srušen Milošević na vlast. Ali smo se sad vratili i sa televizijom, sa javnim webom, dakle sa veoma javnom medijskom. Siamo riusciti anche a creare una nuova radio che si chiamava Radio B292 perché la nostra radio era ancora nelle mani del regime di Milošević e finalmente dopo la caduta di Milošević il 5 ottobre del 2000 siamo riusciti a riprendere le nostre trasmissioni, questa volta con più forza, con maggiori strutture, radio e televisione insieme. Kad je reč o našem tom govoru, mi smo koristili data pesme, dakle koristili smo progresivnu muziku koja je sama po sebi, kada je stavljena u određen kontekst, predstavlja zaista novi izraz. Isto onako kao što smo koristili i kada nas napadaju, kada nas prozivaju i nazivaju izdajnicima, mi smo uvijek reagovali tako što smo rekli ok, da, mi smo izdajnici, mi smo onda bedževe i prvi smo majice, ja sam izdajnik. I kada puno ljudi izađe na ulicu s tim simbolima, onda mi smo mislili da to je
diskvalifikacija i ta diskvalifikacija onda postoje sve prednost, da se identifikuje što pripadnik progresivne ekipe proganja režim i on u stvari širi još više ideje, a ne da se ušalimo i ne bežimo, ne skrivamo se i štitimo Per quanto riguarda i mezzi e quindi il linguaggio che abbiamo utilizzato per resistere e per dare un sostegno a quelli che resistevano al regime, abbiamo per esempio, come dicevo prima, trasmettevamo musica progressive che già di per sé è espressione di resistenza, di un certo tipo di pensiero. E non so, quando per esempio venivamo tacciati di tradimento e quindi chiamati traditori da parte delle forze del regime, abbiamo realizzato delle magliette, delle spille sulle quali abbiamo fatto scrivere "io sono un traditore", quindi l'idea stessa di traditore invece di essere negativa in qualche modo è diventata positiva, perché la mettevamo in evidenza, invece di nasconderci cercavamo di metterci in qualche modo in mostra così. 7 godina, sorry, 8 godina mi živimo u demokratiji, ali i dalje imamo veoma ozbiljnih problema. Tek 2-3 meseca našem kamermanu je slomljena noga dok je obavio posao i on je uspio da snimi onoga komu lomi nogu u tom sedmičku. Sutra počinje suđenje zbog toga, to govorim, tom slikovcu koji je brzo identifikovan i uhapšen. È vero che sono 8 anni che viviamo in una democrazia, ma comunque non è totalmente tranquilla la situazione, perché 3 mesi fa per esempio uno dei nostri cameraman è stato aggredito, gli è stata rotta una gamba, è riuscito anche a filmare quello che gli è accaduto. Ne sto parlando perché domani comincia il processo alla persona che per fortuna è stata identificata, che è responsabile di questa azione. U februaru je samo 10 minuta, uspeli smo brzo da reagujemo da naša zgrada ne bude zapaljena, jer je su demonstranti zbog priznavanja nezavisnosti Kosova krenuli da pale po Beogradu, među ostalo zapaljeno nekoliko ambasada, ali su želi našu zgradu da zapale. A febbraio per esempio siamo riusciti a evitare che fosse messo a fuoco l'edificio della radio, perché come sapete è stata dichiarata l'indipendenza del Kosovo, i dimostranti, i manifestanti sono andati in giro per la città, hanno dato fuoco a vari edifici, a varie ambasciate e volevano dare fuoco anche alla nostra radio. Želim da kažem nešto što me nisu pitali, a na što sam posebno ponosan. Desidero dire una cosa che non mi è stata chiesta, ma della quale sono particolarmente orgoglioso. Onaj fokus koji smo imali protiv Miloševića za vreme njegove vladavine, danas koristimo kao kontrolni mehanizam, dakle mi smo baš čuvali javni interes. Quello che abbiamo fatto nel periodo del regime di Milosevic oggi per noi è utile come meccanismo di tutela dell'interesse comune. Ali nismo samo kritičari, dakle nismo samo oni koji funkcionišu kroz medije, već organizujemo, što je strašno važno za društvo u tranziciji, jako puno akcija humanitarnih i društvenih socijala. Ma non siamo solo dei critici della società e del regime, noi nello stesso tempo, cosa che considero molto importante in un periodo di transizione, organizziamo diverse azioni di tipo umanitario e sociale. Osnovali smo svoju fondaciju koja je napravila 2 sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja u Beogradu i pravi još 2 unutrašnjosti Srbije. Abbiamo fondato 2 case all'interno a Belgrado per le vittime delle violenze familiari. Prikupili smo ovih dana 600.000 eura za kupovinu digitalnog pokretnog mamografa, jedan veliki kamion koji će pomoći da upozorimo i edukujemo žene u Srbiji da je prevencija kada je reč o raku dojke jedini mogući spas i da Srbija je na prvom mjestu u Evropi po broju smrtnosti žena od raka dojke. Zaista želimo da na taj način preokrenemo tu statistiku i uspeli smo u tome da prikupimo toliko novca i da pokrenemo akciju. Siamo riusciti a raccogliere attraverso un'azione di sensibilizzazione della popolazione 600.000 euro per comprare un
i macchinari necessari alla prevenzione del cancro al seno, perché secondo le statistiche le donne in Serbia sono quelle con la maggiore percentuale di questo rischio, e quindi desideriamo con questa azione capovolgere la situazione. U našem projektu rade doktori klonovi koji po bolnicama pomažu deci da se priviknu na bolničke uslove i olakšaju im to posao, sada širimo celu ideju doktora klonova po celoj Srbiji. Un'altra idea che abbiamo messo in piedi e che sta prendendo piede a Belgrado e vogliamo allargare in tutta la Serbia è quella dei dottori clown, dei medici clown, che in qualche modo aiutano i bambini negli ospedali pediatrici ad accettare la loro condizione di malattia. E mi sento stare solo in questo momento, così mi parlo. Penso che in questo modo vi ho dato almeno le informazioni basilari che riguardano B92. Bene, e chiudiamo, ti volevo chiedere fare un'ultima domanda qui, vorrei una risposta molto, molto sintetica. Qual è la cosa di cui vai più fiero di aver fatto in questi 20 anni di B92? Najviše sam ponosan činjenicu da niko u B92 i oko B92 koji je radio zajedno sa nama nije ubijen. Jer smo jako puno ulagali u profesionalizam i u bezbednost naših ljudi. Dakle, strašnost, važni su nam bili ljudi, jer samo živi ljudi, živi novinari mogu da naprave nešto veliko. Ako nekoga žrtvujete, to je onda besmisleno, dobijete privremeno nešto, neku pažnju i tako dalje, ali to mi je u stvari najvažnije i što smo sačuvali substancu, znači preko 60-70 ljudi u B92 radi već više od 15 godina. Znači, to je znak da je mnogo važna ta ideja i od toga. La cosa di cui vado più fiero è che in tutti questi anni di attività nessuna delle persone che lavorano alla radio, nessuno dei giornalisti è morto, e neanche nessuno di quelli che in qualche modo davano il loro supporto anche esterno alla radio, perché ritengo che la morte di un giornalista sia un'enorme perdita, può dare in qualche modo, attirare l'attenzione sulla radio per un breve periodo, ma la sostanza dell'informazione poi ne viene veramente impoverita, quindi la perdita che avrebbe rappresentato anche la morte di una sola persona sarebbe stata enorme. Quindi noi abbiamo anche, oltre che sulla professionalità, abbiamo investito molto sulla sicurezza delle persone che lavorano alla radio, e posso dire che oggi da 15 anni 60-70 persone lavorano a Radio B92. Inoltre, al di là del mezzo che utilizziamo, abbiamo conservato comunque una stessa idea. Qui il salto è, diciamo, terza fase di questa così lunga come tavola rotonda. Saltiamo al 2001, il luogo è Genova e il giorno è, anzi il periodo è il luglio del 2001, il G8 di Genova. Un'altra storia che riguarda l'Italia, una storia di una piccola radio, in questo caso web, che però in quei giorni fu ascoltata da qualche migliaio di ascoltatori. Beh, non so se il sito di Radio Gap, ho letto sul libro di Radio, che 1,5 milioni di contatti
durante la settimana del G8. E quel giorno lì io mi ricordo di questa cosa in maniera molto, molto forte. Era venerdì, la radio trasmetteva già da alcuni giorni, io l'avevo scoperto da poco, ed ero ancora, studiavo a Siena e stavo ascoltando internet, stavo seguendo. L'unico modo che avevo per seguire quello che stava accadendo a Genova, non conoscevo ancora, non potevo ascoltare il popolare perché potevo ascoltare via internet, ma non ero un ascoltatore affezionato di Radio Popolare, non la conoscevo ancora, e seguivo invece sul sito di Indimedia quello che stava accadendo, gli aggiornamenti dal fronte, tra virgolette, e ascoltavo lo streaming di Radio Gap. A un certo punto sento qualcuno mettere su una canzone dei Clash, mi pare Guns of Brixton, e quello è stato per me una specie di richiamo simbolico a partire. C'era un gruppo di persone con cui poi sono andato la sera stessa, ma noi non eravamo organizzati, no? non eravamo sicuri di partire. Quello fu una delle molle che in qualche modo ci spinse a partire, ed era una radio che, rispetto a quello che poi ho scoperto essere la Radio Popolare, cioè, era una radio che parlava, che rappresentava molto la mia generazione, per quanto per quello che mi ricordo. Era una radio che sentivo, con la quale ascoltando la quale mi sentivo a casa, ed è stato il mio unico filo diretto che avevo con Genova prima di andare a Genova. E poi la storia ce la racconta Lorenzo Galeazzi, ma prima vorrei far ascoltare come sigla d'apertura questo frammento ormai famoso della chiusura. Se riusciamo. Isolati, okay, speriamo, sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare. Ecco, chiamiamo l'Azza, è dentro il cortile. Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infornati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mix finché non mi ci trascinano via. È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite. Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta, Radio Gap sta per essere sgomberata. Tutti mani alzate! Ok? Tutti con le mani alzate, leviamo quel tavolo, noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno. Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla. I telefoni sono isolati. Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato. Ci hanno tagliato le linee, sì. Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui. Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap, siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma, anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Sì. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se... Siamo isolati con i telefoni. Siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare, di comunicare con l'esterno. Diffondete la notizia. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e questa striscia fascista che è entrata nella sede di una radio. Manganello in mano,
E che cosa è successo? Buonasera a tutti. Innanzitutto la cosa più intelligente la dice Massimo Carboni, ex Onda Turbo, oggi suo collega. Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla da nascondere, che è una cosa secondo me geniale, detta in radio. Poi che altro dire, sono diventato tipo lo zimbello per un paio di anni delle varie radio che componevano Radio Gab per il mio amici ascoltatori, mi chiamavano l'amico ascoltatore, perché partendo per Genova da Bologna avevo fatto questa promessa al mio allora direttore responsabile, personaggio surreale della radiofonia comunitaria che è Enrico Fletzer, surreale, che non avrei mai usato in voce la parola compagni, e bene o male ce l'ho fatta anche nel momento più duro e sono riuscito a salvarmi in corner con un amici ascoltatori. Allora, Radio Gap è stato un esperimento bello, un esperimento riuscito soprattutto per quello che avete appena sentito, per la differenza di linguaggi con cui tutte queste radio che sono, che erano e che alcune di queste esistono ancora, per modo di dire, a sinistra di radio popolare, siano comunque riuscite a rinunciare un po' a parte della loro identità che gelosamente custodivano e a mettere insieme qualcosa per fare affrontare questo progetto di comunicazione. Cioè, le radio erano 7, 3 bolognesi, Radio Fujiko, Radio Città 103, Radio K Centrale, una radio romana, Radio Onda Rossa, una radio torinese, Radio Blackout, una radio di Cosenza che è Radio Cirom e poi Radio Onda d'Urto che trasmette sia a Milano sia nella Lombardia orientale, diciamo, nella pianura padana. E in più l'agenzia Amisnet, che è anche questa, è di Roma. Radio molto diverse, cioè da Radio Onda Rossa nata a cavallo degli anni 70, lì con le sentenze per la libertà d'antenna, quindi una coetanea di Radio Popolare, a quella di cui facevo parte io, che è Radio K Centrale, una radio nata negli anni 90 sull'onda della Pantera, la radio dei rave, la radio del Dams, della città di Bologna, quindi insomma stili molto diversi. Alla fine più o meno tutto nasce a maggio, ci siamo iniziati a chiedere come raccontare questo G8, che si sapeva fin dall'inizio sarebbe stato un evento molto importante. La risposta ce l'ha data internet, ce l'ha data una cosa che facevano da parecchi anni i colleghi americani con il progetto Radio for All. Radio for All era questo sito in cui varie emittenti americane, piccole emittenti americane, potevano caricare le loro interviste, i loro approfondimenti, i loro giornali radio su questo sito internet, e attraverso questo sito internet altre radio potevano scaricarsi la comunicazione, l'informazione prodotta dalle radio, e noi abbiamo più o meno messo in atto il meccanismo di Radio for All. Abbiamo praticamente creato questo sito internet radiogap.net, da dove si poteva sentire la radio in streaming, in cui si poteva sentire anche la radio on demand, ovvero piccole pillole di informazioni liberamente scaricabili dagli utenti, così come anche da altre emittenti radiofoniche o che so. Questo radiogap.net è stato reso possibile da una macchina che esiste tuttora, si chiama Codec, una macchina che funzionava ancora con le vecchie linee ISDN, che consente di mandare un segnale privilegiato da un punto all'altro tramite la linea telefonica. Noi avevamo il nostro codec a Genova e codec che andava a Bologna, a Radio Fujiko. Le radio bolognesi erano sintonizzate sulla frequenza di Radio Fujiko, mentre le altre radio rimandavano in onda FM il segnale streaming. Quindi si è creata proprio una bella convergenza fra quello che era l'FM e lo streaming. Poi insomma siamo nel 2001, quindi ancora la convergenza multimediale era al di là da venire, YouTube non esisteva, Repubblica.it era appena nata, il sito di Radio Capital l'avevano varato da una settimana, mi sembra di ricordare, e insomma noi in una settimana siamo riusciti ad ottenere 1,5 milioni di contatti, che per il 2001 secondo me è un dato più che apprezzabile. Eravamo linkati alla prima pagina dell'ANSA, quindi qualsiasi cosa noi dicevamo, giusto o sbagliata, perché abbiamo preso ovviamente anche tante bufale, veniva riportata sistematicamente nei lanci di agenzia dell'ANSA. Comunque sia, e poi un'altra cosa che a Genova abbiamo fatto, perché ci siamo resi conto in corso d'opera che parlavamo a varie città in Italia via FM, potenzialmente a tutto il mondo via internet, ma non parlavamo alla città di Genova, la frequenza Genova non ce l'avevamo.
E allora abbiamo anche aperto questa frequenza pirata, che è stato il momento mio personale più rischioso a Genova, perché ero in piedi su un cornicione con un affare di metallo pesantissimo lì al terzo piano della scuola Diaz, e siamo riusciti ad aprire questa frequenza pirata, un'autentica radio pirata, sugli 88.3 sulla città di Genova, cosa che ci ha dato ancora più facilità nel raccontare quello che da lì a poco sarebbe successo. La radio l'abbiamo accesa il 16 di luglio 2001, lunedì 16 luglio 2001, in concomitanza con l'apertura dei lavori del Genova Social Forum, che era diciamo l'ente organizzatore di tutte quelle che erano le proposte e le proteste contro il G8 di Genova. La radio è stata spenta, come avete sentito, sabato 21 luglio, domenica, a cavallo fra sabato e domenica, sarà stata mezzanotte e mezza l'una, e poi dopo che l'abbiamo riaccesa è andata avanti fino alla mattina dopo con un lunghissimo microfono aperto, e poi la domenica dopo abbiamo fatto armi e bagagli e ce ne siamo tornati a casa. Radio Gap dopo il G8 è continuata ad esistere come una sorta di agenzia di informazione giornalistica radiofonica online, e poi abbiamo fatto anche qualche altro evento, come l'anno dopo c'era il forum in concomitanza con il vertice della FAO a Roma, c'era il forum sulla sovranità alimentare, e a internet abbiamo aggiunto un nuovo ma vecchio strumento, ed è questa la cosa che mi piace di più ricordare di Radio Gap, ovvero abbiamo iniziato a fare queste trasmissioni che già prima facevamo in lingua, in francese, in inglese, in spagnolo, però abbiamo iniziato a trasmetterle in onde corte, che è forse uno dei metodi di trasmissione della suono e della voce più antichi, ed è uno strumento in cui con abbastanza agilmente si riesce ad arrivare veramente dall'altra parte del mondo, tant'è vero che abbiamo avuto segnalazioni di avvenuta comunicazione dall'America Latina piuttosto dall'Africa. Poi abbiamo seguito qui in questa città, proprio in questi luoghi, il forum sociale europeo nel novembre 2003, dopodiché, come ricorderete sicuramente, dopo il forum sociale europeo è venuta fuori la famosa inchiesta sul Sud Ribelli, in cui si imputava a Radio Gap di aver avuto un ruolo attivo nell'organizzazione delle proteste, una medaglia. Tant'è vero che questo brillante magistrato di Cosenza, il GAP, che sta per Global Audio Project, io la volevo chiamare Radio Princesa in onore ad Andrea prima di andare a Genova, però è passato l'inglesismo. Secondo questo magistrato, il GAP erano i gruppi armati proletari di Gian Giacomo Feltrinelli, ed era quello, insomma, la nostra fonte di ispirazione, che noi abbiamo organizzato, quantomeno gestito, abbiamo comunicato quello che stava succedendo in città, è assolutamente vero, è stato un fenomeno bellissimo di radio dal basso, in cui comunque ognuno aveva i nostri numeri di telefono, che fosse di una delle radio che componevano il network, o fosse un semplice cittadino genovese o venuto a protestare a Genova da chissà dove, poteva liberamente telefonare in radio, comunicare la presenza della polizia piuttosto che del black bloc, piuttosto che di una carica o di un blocco, di una deviazione di un corteo. Abbiamo raccontato per primi l'assassinio di Carlo Giuliani, perché comunque avevamo più o meno 40 redattori in giro per le strade di Genova, ed erano continue ad arrivare informazioni, fino ad arrivare a quel sabato famoso in cui pensavamo che tutto fosse finito, purtroppo così non è stato, in cui abbiamo avuto l'occasione di raccontare quello che è stato l'assalto alla People House, dove si è verificata la mattanza cinese, per capirci, che era l'edificio posto di fronte al quartier generale del General Legal Forum, dato che le nostre finestre erano proprio di fronte alle finestre di quest'altra scuola che era stata data dalla provincia di Genova per fare a riposare i manifestanti. Dopo il blitz in quella scuola, la polizia, non contenta di quello che ha fatto irruzione anche nel media center che ormai era pressoché semi vuoto, cioè la gente stava già iniziando a tornare nelle proprie città, e anche le varie organizzazioni che stavano lì in questo quartier generale erano rimasti noi, era rimasta Indimedia, erano rimasti i feriti, purtroppo tanti nella palestra, erano rimasti gli avvocati del Genova Legal Forum, la costola di avvocati del Genova Social Forum. Sono entrati, l'obiettivo
ci ha visto, insomma, una verità, anche se processualmente non è venuta fuori, una verità che comunque consegniamo alla storia, all'opinione pubblica, erano gli hard disk degli avvocati di Genova, quindi comunque si erano raccolte molte testimonianze di molta gente picchiata, contusa durante quei giorni, era in Dimedia con le loro cassette e ci siamo trovati in mezzo anche noi. Noi quando dicevamo è tutto pubblico, era veramente tutto pubblico, tutto quello che facevamo era su internet e ovviamente il server su cui fisicamente erano appoggiati questi file non stava a Genova, stava in un'altra città, avevamo pensata a un'eventualità. Comunque arrivano, entrano nella nostra porta, noi saremmo stati una quarantina di persone, abbiamo raccolto tutti quelli che erano, non eravamo al secondo piano, in Dimedia era al terzo piano e i computer illegali del Genova Legal Forum erano al primo piano, noi abbiamo più o meno raggruppato tutta la gente che era al secondo piano e abbiamo aspettato l'ingresso della polizia che è entrata a casco e manganello in mano, si è resa conto che era una radio, c'era un mixer, un microfono, dei giradischi, 40 persone come dei pirla con le mani in alto e non ci hanno fatto male, non ci hanno picchiato. Ciò che è successo però è, non si capisce bene come, un poliziotto era in borghese, quindi non saprei neanche dire a che forza armata o a che forze pubbliche di sicurezza potesse appartenere, ha spento fisicamente il codec, che come vi ho detto è la macchina che ci consentiva di far partire lo streaming da quegli studi. Codec che poi noi dopo un po' ci siamo resi conto di essere spento, abbiamo riacceso e grazie, insomma, riaccendendo quel macchinario lì poi siamo andati avanti fino alla mattina dopo con la nostra lunghissima diretta radiofonica. Un'ultima cosa, poi se ci sono delle domande lo rubo con volentieri. Il mio ex datore di lavoro che nel 1980 andò in Irpinia, dove, come sapete c'è fu questo terremoto, mi ha raccontato di Irpinia, la radio arrivò molto prima della televisione e mi disse quest'uomo, lì mi resi conto della dimensione assoluta della comunicazione radiofonica. Io questo ragionamento qua me l'ha fatto molti anni dopo, ovviamente a Genova, ho subito pensato a Genova e Genova si dice che sia l'evento più raccontato, filmato, ripreso, fotografato nella storia dell'umanità e il fatto che uno stato impazzito, perché in quei giorni si è verificato veramente un cortocircuito nelle istituzioni e in chi le governava, abbia proprio voluto colpire la centrale nevralgica da cui partivano le denunce, da cui comunque si faceva comunicazione, è un po' la riprova di questo fatto. Grazie. Io vorrei chiudere la parola a Danilo Di Biagio per raccontare in realtà come Radio Popolare in realtà ha fatto molte di queste cose che sono state nominate oggi, varie delle spese sono state nominate oggi in onda, anche le ha fatte, le faceva già da, cioè, Radio Gamma ha scoperto delle cose nel 2001 che magari Radio Popolare faceva già da tanti anni, ma come se l'impressione che ho quella che la storia si ripete moltissimo, sia in senso negativo, nel senso che nella storia della commissione radiofonica, per quanto ne so io, sono riuscito a scoprire, la prima volta che una radio è stata chiusa in diretta dall'esercito è stata la Radio Universitaria di Città del Messico nel 1968. E poi è incredibile, no? Cioè, come sia incredibile che poi nel 2001 in Italia accada la stessa cosa che è accaduta nel 68 a Città del Messico in un stato che non era assolutamente concerto democratico. Quindi la storia in negativo si ripete sicuramente, continua a ripetersi a tutte le latitudini e in tutti i tempi, però anche in positivo continua a ripetersi anche la storia della comunicazione radiofonica, cioè al di là del fatto che nel 2001 c'era internet, che avete incrociato dei mezzi, alcune pratiche di comunicazione, di messa in comunicazione di un evento da parte di un metodo di comunicazione
si riscoprono poi anche a distanza di tempo. C'era Radio Popolare negli anni 70 ha inventato il microfono aperto, e quella sì che è stata un'invenzione, e poi questa forma di comunicazione ritorna e viene riscoperta da internet e da altri mezzi di comunicazione, oppure altre, le stesse cose che ha fatto la simulazione messa in piedi da B92 negli anni 90, in qualche modo è una forma di comunicazione che la stessa Radio Popolare ha fatto quando ha fatto finta di essere, ha messo in scena una giornata del 68, no? O in ogni, comunque è una delle forme di astrazione dalla realtà e di simulazione di un'altra realtà per dimostrare, per immaginare come potrebbe essere, per rievocare una situazione o proiettare un possibile scenario. Quindi, nonostante la cosa positiva che noto è che c'è alla dialettica del potere che ritorna, che è quella ritorna alla retorica dell'occupazione, c'è dall'altra parte una forma di resistenza che cambiano le tecnologie ma ne troviamo sempre dei segni che in qualche modo rinascono generazione dopo generazione. Ogni generazione riscopre più o meno le stesse cose, noi le abbiamo riscoperte a Genova con Radio Gamma. Vado velocemente. Esatto, abbiamo tanti ascoltatori in questo momento. Dunque, ci sono tante cose che mi piacerebbe approfondire, ma non c'è il tempo. Per esempio, ho trovato estremamente interessante Verammatici quando mi piacerebbe sentire che tipo di trasmissione si era inventato per fingere una radio come avrebbe voluto Milosevic. Metteva sulla musica turbo folk, metteva su, dava che tipo di informazioni dava, che tipo di lettura faceva poi, che uso della voce faceva in sostanza. Così come per esempio mi piacerebbe molto discutere se davvero la radio, cioè se è davvero stata la radio la protagonista di Genova. Io su questo sono in disaccordo. È l'immagine, secondo me, che è stata la protagonista di Genova, e aggiungo una cosa altrettanto suicida nei confronti della radio. Senza i media mainstream non ci sarebbero state alcune dimostrazioni di quello che è accaduto, cioè la storia sarebbe andata diversamente. Se Gad Lehr sulla 7 quella sera, se Enrico Mentano non avesse mostrato le immagini di Indy Media, secondo me non ci sarebbe stato probabilmente, forse neppure, alcuni processi. Ma questo non per diminuire la forza della radio, ma per dire che viviamo in un mondo che è necessariamente interconnesso. Fa bene Verammatici a dire, guardate che noi abbiamo bisogno di sempre di mettere insieme i tre media in questo momento, la televisione, la radio, internet, il satellite, la trasmissione anche attraverso ovviamente lo streaming. Due parole su Radio Popolare. Noi non abbiamo mai rischiato di essere chiusi, probabilmente perché da subito siamo stati abbastanza grandi, siamo stati abbastanza in contatto con così tante persone che diventava complicato. Tenete conto che noi siamo nati nel 1976, a settembre del 76, l'8 dicembre del 76 eravamo accusati, esattamente come Radio Gap, di aver fomentato i disordini dell'8 dicembre, cioè di un'iniziativa di studenti contro l'inaugurazione della prima della Scala. Il 7 dicembre, chiedo scusa, ho sbagliato la data, 7 dicembre. Il Corriere della Sera diceva sono loro che hanno guidato la protesta, cioè raccontare attraverso tanti corrispondenti, esattamente come avete fatto voi per le strade, quello che stava accadendo nel linguaggio del potere significava esattamente guidarlo, cioè non più raccontare ma guidarlo. È interessante come cambia veramente il senso. Noi abbiamo fatto sostanzialmente, a proposito delle invenzioni radiofoniche, è vero, uno è il microfono aperto, due la satira, ma la satira l'abbiamo fatta in compagnia, esattamente come diceva Salvo Vitale, di loro,
di altre radio e del male. Non è un caso che il 77-78 siano gli anni in cui nascono i giornali di questo genere. Il Male è un giornale satirico, lo dico dissacrante, lo dico soprattutto peggio del Canard Enchaîné, molto peggio in qualche modo. Ed è esattamente di quel periodo, quindi in qualche modo la radio è veramente sintonizzata con i cambiamenti sociali di quell'epoca. Abbiamo provato a giocare con la realtà in due occasioni, una col 68 e una col 69, cioè una con il movimento del 68 e una invece con la strage di Piazza Fontana. Per il 68 noi abbiamo preso esattamente gli stessi personaggi di allora, identici. Li abbiamo chiamati nel ventennale del 68 e gli abbiamo detto: per favore, potete parlare al presente e raccontare cosa facevate in quei giorni di marzo del 1968? L'effetto è stato clamoroso. È morto qualche giorno fa Vittorio Foa. Vittorio Foa l'abbiamo chiamato per chiedergli: Vittorio Foa, ci racconti per favore com'era la trattativa dei metalmeccanici nel dicembre del 68? E lui, senza neanche aspettare che gli desse il via, ha cominciato a raccontare al presente che aveva incontrato ieri Don Accattin, il quale gli aveva detto delle cose, che poi Moro invece è furbacchione, aveva cercato. Ci sono state delle litigate furibonde tra Luigi Manconi e Piero Scaramucci sul ruolo che devono avere i media negli studenti, perché uno era stato appena assunto alla RAI, l'altro era ancora uno studente fuori corso dell'università. C'era Oreste Scalzone che telefonava da Parigi, dove era latitante, raccontando che nel 68 era latitante a Parigi, perché effettivamente era in quel momento scappato a Parigi anche in quel, guarda i corsi e ricorsi della storia e cose di questo genere. Nel 69 abbiamo fatto qualcosa di più, nel senso che abbiamo ricostruito la cellula dei CUB, della Pirelli. I CUB sono i sindacati, adesso è inesatto, ma per semplicità, erano i sindacati di base della Pirelli. Li abbiamo ricontattati tutti nel 99, cioè 30 anni dopo, gli abbiamo detto: per favore fateci un attivo sindacale. E sono partiti questi quattro, mi permetti, vecchietti, questi quattro vecchietti sono partiti e hanno cominciato a raccontare le lotte operaie di quel momento lì. Tutto questo con la radio è più facile da fare. Questa credo sia la grande e banalissima, elementare ragione del successo. È facile, non hai bisogno di scenografie, non hai bisogno di costumi, non hai bisogno di delle luci. Accendi un microfono, prendi le persone e queste si trasformano. L'ultima cosa e poi chiudo davvero. Riscoperta. Io non ho nessun problema a dire che la radio, e parlo di, secondo me, di tutta la radio in questo momento, è probabilmente dagli anni 80 che non inventa più niente di nuovo. Io non trovo delle invenzioni radiofoniche probabilmente dalla fine degli anni 80, dei metodi, dei sistemi. E quindi fa benissimo Radio Gap, e speriamo che ce ne siano tante altre di Radio Gap, a riprendere tutto quello che è stato inventato, rimpastarlo, ricostruirlo, fare ciò che vogliono, perché questo effettivamente è un altro elemento di forza della radio come mezzo di comunicazione di massa. È vero che abbiamo ammazzato anche quelli che erano presenti in sala, però siamo rimasti in sei. Se qualcuno ha ancora qualcosa per le cose che vorrebbe chiedere a Vera Marcio, Lorenzo Galeazzi, la Salvo Vitale, ora o mai più, perché poi andiamo a chiudere senza sigla di chiusura. Abbiamo anche qui Andrea Laverberg, che è un, insomma, l'ha invitato come comunitore in quanto blogger di Radio Passioni, che è uno dei blog che parlano di radiofonia, tra i più seguiti, anche più completi che si trovano su internet. Chiaramente non aveva da raccontarci una storia di una radio chiusa in diretta, quindi era fuori tema, però se magari vuole chiosare.
sulla giornata. A me piacerebbe molto chiedere a Vera come ci si sente adesso ad essere diventati una radio così ufficiale. Curiosamente in Serbia è entrata in vigore da pochi mesi una nuova regolamentazione della radiofonia commerciale e privata, e volevo capire che cos'è oggi B92. Questo Devi dire tu se mi ricordi mi sono suonati i decimi nocici e l'anno pasta cinesi che mi subiti i decimo i metri concorrenzi i decimo morti se non mi ricordo posto nemo commerciano la stanza stanza qua civi o sostenere i commerciani che ricordate. Nel 92 ci siamo resi conto che un giorno Milosevic sarebbe caduto e che quel regime non ci sarebbe più stato, che quindi saremmo dovuti prima o poi diventare una specie di stazione commerciale che comunque poteva sopravvivere anche grazie alle entrate commerciali. Deve essere stato sempre godine che parla Milosevic, anche se volessimo in un istituto che è con Donald, poi Radio Reconstruzio, Jazz FM Stanice, koju uspio da sačuva Jazz FM stanicu da u životu u Londonu, da nama pomogne. I od 98. godine mi stalno razvijamo strategije kako da sačuvamo što je više moguće duše, a da što je moguće manje stvari komercijalizujemo, da učinimo konkurentima tržištu ono što moramo da bismo spasili osnovu, a to je nedovoljna nezavisnost programa. Jazz FM. Nel 98, quindi eravamo a 2 anni dalla caduta del regime di Milosevic, abbiamo incaricato un esperto che ha salvato in qualche modo la GSFM, la stazione GSFM di Londra, perché ci trasmettesse tutte le strategie possibili affinché potessimo quanto era possibile mantenere lo spirito della radio e commercializzarci il meno possibile. I bilo je jako teško ovih 10 godina praviti koncept da se sačuva ono što čini osnovni dug, a u isto vreme da budete najslušanije stanice u Srbiji. Znači to zbog toga što su menjali i kontekst, prvo smo bili samo beogradska stanica, znači urbana stanica, a sada smo nacionalna stanica i dakle moramo, imamo drugačiji profil publike. Ed è stato difficile in questi 10 anni mantenere lo stesso tipo di contenuti e lo stesso modo, lo stesso spirito all'interno della radio, soprattutto per il fatto che prima eravamo una radio essenzialmente locale di Belgrado, ora siamo una radio ufficiale riconosciuta su tutto il territorio nazionale, emettiamo su tutto il territorio nazionale. Non mi pomogo lo discorso che abbiamo imali sa našom asocijacijom medija, znači imali smo preko 40 lokalnih stanica u našoj mreži pre dok smo funkcionisali, dakle praktično ilegalno, i znali smo šta, koliko je važno, koliko su važne i lokalne informacije za publiku, i to smo koristili da to ovoj transformaciji. In questa trasformazione ci siamo serviti anche di tutto quello che possedevamo quando eravamo soltanto una radio locale, cioè di una rete di 40 piccole stazioni locali. All'inizio ho visto l'intro di nuovo televisione, televisione è Jacopo Pomo per radio, ma Jacopo per promozio e esposizio radio na televisione, e on takođe pomaže afirmaciji sadržaja koje radio daje. Un altro aiuto l'abbiamo ricevuto dalla televisione, perché comunque la televisione ci ha aiutato molto nella promozione della radio, nell'affermazione dei contenuti che vengono trasmessi dalla radio. Sad koristimo dominantnu poziciju, pošto smo osvojili prvo mesto, prvu poziciju, sad je koristimo, pojačavamo je, jako ulažemo u sam radio, da radio puno košta, ali je profitabilno, i to je ono što je nama najvažnije. Quello che adesso in qualche modo utilizziamo e di cui possiamo approfittare è della nostra posizione di dominio. È vero che la radio adesso costa molto, ma è anche molto conveniente dal punto di vista dei ricavi. Cioè, tu radio poi ima, cioè, nazionale frequenza, cioè nazionale dominio. Ima emissioni da televisione.
grandi schemi siano previsti, che ci sono sul popolo del show, le poste di Matteo Canere e Imamo in modo che siano previsti. Quindi la radio adesso funziona sia a livello nazionale, sia trasmette le sue trasmissioni anche attraverso la televisione, quindi con telecamere. E ma voglio mai succedere che visi quel quasi talk show, pure tu podes. La trasmissione più ascoltata nel paese è un classico talk show che si tiene la mattina alle 9:30. Questo è politico di sotto di Guano. Invitiamo politici di alto livello. I malis potreste che si chieda su Scholz. Avevamo 250.000 ascoltatori. Oggi siamo più di tre camere, questo movimento di sgradi su televisione, in questo territorio in televisione. E abbiamo acceso due telecamere trovandoci nello stesso edificio della televisione e abbiamo cominciato a trasmettere la trasmissione per via televisiva. E dove li smios dodatnih 200.000 gledalaca, a da nismo izgubili 250.000 slušalaca? E in questo modo abbiamo ottenuto 200.000 spettatori aggiuntivi senza perdere i 250.000 ascoltatori della radio. Un radio stream abbiamo 3.000 capacità di un popolo. Abbiamo una capacità sulla radio stream di 2.000 utenti che è sempre pieno. Abbiamo una evidenza di podcast, una podcast proposta di oggi, di stream sia, odmah proposta di stream. Non sappiamo bene per il cosa avvenga per il podcast, ma comunque la stessa trasmissione viene messa anche sul podcast. Dopo buone e gotovi transcript di sia io invece posto il site e vediamo se sto citando in altri modi. La trascrizione della trasmissione nel pomeriggio è già pronta e spesso viene citata da altri giornali. To je taj mehanizam kojim nastojimo da osnažimo celu poziciju radija, iako kada pomenete samo radio, onda je to sužena varijanta, ali kada znate šta sve još koristimo, onda dobijete taj stan multimediju, dobijete taj mix koji radio mora da doživi svoju evoluciju. Questo quindi è il sistema con cui noi rafforziamo la posizione di dominio che la nostra radio possiede, quindi si tratta di quel mix di media che permette alla radio di vivere una sua evoluzione. Quindi concludiamo dicendo che il titolo della giornata era sbagliato, la rivoluzione può essere sicuramente trasmessa via televisione, via internet, la lezione che ci dà Meran è che abbiamo sbagliato proprio, abbiamo romanticamente sbagliato il titolo di questa conferenza. Quindi la morale della giornata direi che la portiamo a casa così.